Ciao, ben ritornate. Video considerazioni finali sui rossetti che ho utilizzato a settembre. Vi metto il link del video che avevo fatto insieme a Sprolock di Deb, l'avevo fatto ad agosto, però l'ho messo a settembre, con i prodotti che avrei utilizzato sulle labbra in questo periodo. E devo dire che i prodotti sono aumentati. Sono aumentati perché comunque sono tutti colori che non sono nude, perciò qualcosa durante la settimana mi dovevo tirar fuori di nude per tappare il buco, se vogliamo dire così. E poi perché nel frattempo avevo preso altri due rossetti dell'Olea che non ero riuscita a inserire in quel video perché avevo già fatto il video. Partiamo allora così dai prodotti che avevo già menzionato nel video di presentazione dei rossetti, che sono questi due colori, due, non sono tinte labbra secondo me, sono però dei rossetti altamente pigmentati in forma liquida. Parlo di questo che è quello che indosso anche oggi, che è un bel fucsia super acceso dell'Olea, che si chiama 405 The Bigger Than Better. Fantastico, scovolino altrettanto fantastico, mi piace tantissimo perché vi rilascia il prodotto, ve le disegna facilmente, tranne la parte quella sopra che io non riesco a fare spesso e volentieri con una facilità da una che si trucca molto spesso. Però c'è da dire che questi rossetti, anche quest'altro, cioè questi due opachi matte, vale assolutamente la pena di prendere. Questo l'ho messo da dopo pranzo, l'ho riapplicato giusto adesso perché avevo bevuto dalla bottiglia, ho finito la bottiglia di Coca-Cola, ma vi devo dire che mi è rimasto dall'una e adesso sono le 4 e mezza e non ho mangiato, parliamoci chiaro. Quando io me lo metto e vado fuori a cena, mi rimane anche dopo che ho mangiato. Quando ho messo il suo fratello, questo qua che vi mostrerò dopo, quando mangiavo mi rimaneva ancora là il colore, mi colorava le labbra, però non come una tinta labbra che ve le secca particolarmente. È una cosa che io non ho mai trovato in nessun rossetto liquido e in nessuna tinta labbra. Mi ricordo che quando mi struccavo facevo anche perfino fatica a struccarmi e mi è piaciuto tantissimo. Come altrettanto mi è piaciuto il suo fratello, vi dicevo, il 407, sempre della linea matte, il Smoke Me Up. Mi ricordo di averlo tirato fuori una volta a Milano per andare al corso. Non lo rimetterei perché presumo che la capa mi abbia guardato assai male con un rossetto del genere, però io mi domando, anche se guardar male non capisco perché, cioè se sono fatta per questi colori qua, io non ci posso fare niente, è già tanto che non mi sono presentata con il rossetto nero, altrimenti lo farei. E mi è piaciuto, vi ripeto, questi proprio non so trovarmi una parola differente che non sia mi è piaciuto. Mi durano, mangio e sono là, sono transfer, vabbè, però anche se si trasferisce sulle labbra del mio ragazzo, io comunque ho ancora il prodotto sulle labbra. 10 euro so che sono tanti, ma vale comunque la pena prenderli. E se li trovate in offerta, correte subito. Gli altri colori non mi ispirano, perché il rosso sì, ho due tinte labbra, tanti rossetti rossi, non ha senso che mi prenda altri di quei colori. Però devo dirvi veramente, sinceramente, che sono dei prodotti liquidi, secondo me tra i migliori ben riusciti, e mi piacciono di più anche rispetto alla tinta labbra di Wycon. Io ho solo la rosa orchidea, viola orchidea. Rispetto alla tinta Wycon che ho, che mi si secca sulle labbra, tende un po' ad andare via non tanto bene. Questi rossetti invece vanno via omogeneamente, mi tingono le labbra se vanno via, quindi vuol dire che si intravede comunque bene o male il colore che avevo. E sono rossetti che vi consiglio assolutamente, vale assolutamente pena e vale anche assolutamente pena spenderci 10 euro. Sono rossetti che hanno un paio di 24 mesi e 8 ml di prodotto. Straconsigliati, strapromossi, non so più che altro dirvi, se non che sono dei rossetti, secondo me, i migliori tra tutti quelli che ho preso in quest'anno, assolutamente. Poi dopo vi mostro due rossetti che
Io da scema li ho presi in edizione limitata, poi dopo ho scoperto, guardando i video di altre ragazze, che alla fine si trovano anche in collezione permanente. Quindi non andate a prendervi questa, che è della collezione limitata per la Mostra del Cinema di Venezia. Io non l'ho presa perché abito in provincia di Venezia, anzi io sinceramente al Lido, uno, non ci sono mai stata e due, non ci sono neanche mai stata al Festival del Cinema, pur avendolo abbastanza vicino a me, però da piccola non mi interessava. Quando ero all'università a settembre per me era mese di esami e non ho mai avuto il tempo. Magari quest'anno che c'avevo anche la possibilità non ci sono andata per il semplice fatto che ero via a Milano. Non avrò mai tempo e possibilità di andare al film festival, ma è sempre pieno così. Lasciamo perdere. Vi mostro i due colori che ho preso, che sono quelli degli anni 90. Ci sono anni 80, 90 e 2000, se non erro. Gli 80 sono sul rosso aranciato, i colori scurissimi sono anni 90 e i 2000, sapete ragazzi che ho proprio un vuoto che non mi ricordo che colori sono, proprio li ho esclusi a priori gli altri decenni, ho preso solo quelli degli anni 90. Vi parlo del 430 matte e del 462. Il 430 matte è bellissimo. Allora, tra parentesi, packaging orribile. Cartone finto attaccato sopra con una chiusura che non si incastra per bene, il tappo lì si stacca, non c'ha incastro, pessimo. Non vi consiglio l'edizione limitata proprio per quello, ma colore veramente wow. Opaco, il punto giusto, vi rimane sulle labbra se mangiate, se baciate, si trasferisce, non è un colore che vi rimane lì e lo dovete togliere per forza con uno stuccante. Rimarrete sorprese da quanto bello è questo rossetto. Il 430 matte, andatevelo a pigliare anche in collezione permanente. Non prendetelo, come vi dicevo, con questo packaging che è orripilante. L'ho usato per due video se non sbaglio, adesso non mi ricordo quanti video avevo fatto la scorsa settimana perché l'avevo messo la scorsa settimana e anche quando ero a Milano. Mi è piaciuto tanto, anche ad una delle mie colleghe questo rossetto è piaciuto veramente tanto come colore. E Miss Penny 09 diceva che assomiglia a uno di MAC, che io sinceramente non vi so indicare quale sia, ma MAC o non MAC non ci avrei mai scommesso. È veramente uno di quei pochi rossetti L'Oreal, perché ho pochi rossetti e pochi prodotti L'Oreal che vi straconsiglierei, anche perché L'Oreal non è un marchio che mi piace più di tanto. L'ho sempre snobbato perché costava tanto, trucchi vecchi, non mi piaceva, però questo vi faccio anche lo swatch magari perché è giusto e dopo vi mostro anche i rossetti che non vi ho fatto vedere, però questo è il colore super scuro. È un viola con del marrone. Una cosa che io non ho mai visto e che assolutamente vale la pena di prendere. E vi faccio vedere anche che non vi ho mostrato, perdonatemi. Questo è quello che indosso sulle labbra. È il 405 The Bigger The Better. E passo anche a farvi vedere quello più violaceo. Questo proprio ho usato colori che non sono per niente estivi. Bellissimo anche questo. Confortevoli sulle labbra. Questi tre rossetti, ragazze, se li trovate in sconto, se li trovate e basta, per me sono da avere assolutamente. Da non avere assolutamente il 462. Peccato perché è un bellissimo colore. Cioè, questo colore che si chiama Preliminaire, veramente. Io l'ho visto da, adesso mi sempre dimentico, in XS, Sally, Sally XS, non mi ricordo. Ti saluto. Avevo visto che anche lei l'aveva mostrato in un suo video recente e vi lascio qui il link del suo canale se volete andare a farci un salto. È un colore che è bellissimo. Questi rossetti saranno venuti sui 9-10 euro, quelli della collezione limitata. Non so dirvi quanto costano quelli della linea permanente.
vi faccio anche lo swatch, è un viola base nero. Mi avete fatto tutti i complimenti quando l'ho indossato, lo indossavo sul video che vi mostravo i prodotti che avevo preso a Milano. Anche questo l'ho utilizzato a Milano. No, non ci siamo. È un rossetto che, come vedete, è lucido, si accumula dove c'è più nero, è tutto prodotto accumulato e di base sarebbe un viola scuro verso il nero. Questo rossetto mi scivola dovunque. Sapete che non ho tanto l'abitudine di utilizzare matite trasparenti per contornare o matite colorate. Mi scivola ovunque ed è un peccato. Se fosse stato opaco, sarebbe stato anche questo fantasmagorico. L'unico suo difetto è che, essendo tanto lucido, uno, vi sborda ovunque, due, non riuscite a stenderlo bene perché vi ritrovate che sì, se ne va tranquillamente dove vuole lui, cioè proprio fa quel cavolo che gli pare piace, vive di vita sua, non so perché. Ma peccato perché io ogni volta io vedo questo colore e dico tu sei uno dei più belli che ho nella gamma e mi fai dannare tantissimo. Cioè, guardate che razza di colore. Cioè, questo mese sono stata veramente contenta di tirare fuori questi colori perché sono i miei colori, soprattutto questo. Cioè, io sono dark inside, mi piace. Invece parlando di considerazioni più tecniche, sono rossetti che hanno 24 mesi di PAO tutti e due, ma indicarvi la quantità è un bel problema perché non c'è scritto. Allora io mi domando perché mettete mezze informazioni sì e mezze informazioni no. Vediamo se riesco. Tanto alla fine, bene o male, l'inci sarà sempre quello. Vediamo se hanno inserito, no, non hanno inserito la quantità di prodotto, però secondo me se tiro su il bullet andiamo sui soliti 3 grammi e mezzo, 4 grammi, sempre i soliti. Peccato per la consistenza troppo scivolosa e il fatto che sia lucido. Se fosse stato satinato oppure opaco sarebbe stato perfetto. Invece parlando di rossetti nude da tutti i giorni, da Jessica Tranquilla e non Dark Inside, ve ne mostro due velocemente. Uno non più di tanto, questo sì, perché faceva parte di una collezione limitata di Catrice. Non ve lo mostro da vicino. Se volete vedere qualche cosa inerente a questo rossetto, vi rimando ai video che facevo per i rossetti da stage ancora l'anno scorso quando andavo a Pordenone. Vi posso dire che faceva parte della collezione Hollywood's Fabulous 40s, quindi quella collezione che avevo preso una stage di cose e che sto riuscendo a terminare pian piano. È il C03 Marlene's Favorite ed è un rosa opaco. Lo swatch è questo qui. Questo rossetto mi piace per il colore, ma non mi piace per come si comporta sulle labbra perché tende a decomporsi. Quindi, secondo me, è anche perché è andato a male o comunque è scaduto a 36 mesi di PAO. Quindi, siamo lì lì. Tende un po' a creare dei buchetti sulle labbra dove il colore non è presente. Fa tipo effetto macchia di leopardo, per capirci. Non mi piace tanto, però infatti è un rossetto che metto nell'astuccetto dove ho delle cose di make-up per ritoccarmi nel caso in cui mi servissero e lo tengo lì e di tanto in tanto me lo riapplico. Invece un prodotto che mi avevano dato è Cosmoprof della Nash Argan e che non vi ho mai tirato fuori è questo lucidalabbra che davano a chi si faceva la foto o chi faceva vedere che era nello stand Nashi su Instagram, se non mi ricordo male. Il lucidalabbra è questo, diciamo che non è completamente trasparente, ma un po' il rosino si intravede e spero che anche voi lo vediate un po'. È un lucidalabbra che ha un buonissimo odore di vaniglia, molto buono, ha dei sbrilluccichini, ma sulle labbra non li noto. Mi tinge un po' le labbra, io ce le ho un po' scure, quindi me le copre un po', me le schiarisce. Ma non so dirvi altro, non ho un'etichetta che mi indica PAO, inci e quantità, e questa cosa mi dispiace un po'
Non so se sia stato fatto così perché era solo per l'evento e non hanno niente di make-up. Non so perché io non ho Nasher Gun, un punto vendita qui da me. So che c'è a Milano, so che mi sembra che ci sia anche a Bergamo, a Parma se non sbaglio. Da me ci sono dei parrucchieri che sono dei rivenditori di questo marchio, ma non proprio un negozio monomarchio. No. Chi ce l'ha e che l'ha ricevuto dal Cosmoprof? Capisco che i rossetti sono più belli, sono la prima a dirlo perché sono una rossettomane allo stato puro, ma vi devo dire che l'ho utilizzato parecchio questo lucidalabbra anche più volte al giorno, non mi appiccicava le labbra, non mi faceva i filamenti ed è per questo che è uno di quei pochi lucidalabbra che ho apprezzato, perché sapete che io proprio i lucidalabbra li vedo. Me ne sbatto, li ho là, non so se li vedete, sul bicchierino di plastica verde, ho sia lucidalabbra che tinte labbra, ma devo dirvi che di quelli pochi, pochi ne utilizzo con veramente piacere. E questo era all'interno di quei prodotti, l'avevo lasciato là, ho detto prima o poi ti tirerò fuori. E finalmente l'ho tirato fuori. Chi è andata al Cosmoprof se lo tiri fuori un rossetto, un lucidalabbra da tutti i giorni per andare all'università, per uscire fuori giusto per andare a farsi una ricarica al telefono, per fare la puttanata più puttanata di questo mondo, se non volete stare a labbra nude come me, perché io a momenti non so neanche più che colore abbiano le mie labbra effettivamente, perché mi piace tanto giocarci col colore, è proprio una cosa che. Se avessi le labbra naturalmente di questo colore viola scuro, sarei molto contenta. Nulla di più, non ho altre considerazioni da darvi perché, bene o male, se ho utilizzato i rossetti, li ho utilizzati 5-6 volte e comunque sono tanti, tranne i nude che ovviamente, essendo state 4 le settimane lavorative. E li ho utilizzati di più. Invece, per quel che riguarda i colori, li ho utilizzati un po' quando ero a Milano e soprattutto i sabati e le domeniche. Però, quello che io vi consiglio assolutamente è di dare un'occhiata a questi colori qua, ai rossetti fluidi in boccettina e al 430, soprattutto in edizione permanente, dell'Oreal, si chiama Monjoul 430 della linea opaca. Se voi avete provato qualcosa di L'Oreal, qualsiasi prodotto, soprattutto labbra, visto che siamo su questo argomento, fatemi sapere. Spero di esservi stata di aiuto per qualsiasi cosa, se magari volevate prenderli e vi interessavano. Spero che il mio punto di vista possa essere una base per voi per valutare futuri acquisti o meno. E ci vediamo nel prossimo video, ragazzi.